Bentrovati, oggi parliamo di un gadget che secondo me è uno dei migliori in assoluto nella storia di Google. E sto parlando della Chromecast, che si è aggiornata alla versione 2018. Vediamo se ci sono differenze con il passato, ma soprattutto a cosa serve questo stranissimo aggeggio. Allora, si chiama Google Chromecast, vi arriva in questa scatola in cui è contenuta lei, proprio la Chromecast vera e propria, un cavo USB per alimentazione e un piccolo alimentatore da parete. L'installazione e il funzionamento è quasi banale, va attaccata alla presa HDMI della vostra televisione e poi va anche alimentata, infatti non può funzionare senza corrente, infatti dovrete attaccarla o tramite il cavetto in confezione all'alimentatore in confezione ad una presa, oppure potete anche scegliere di attaccarla direttamente ad una delle prese USB che ormai si trovano praticamente in tutte le televisioni. Questo dettaglio, il fatto di attaccarla alla presa USB oppure attaccarla all'alimentazione, tornerà poi dopo, ma è abbastanza importante. Ok, tutte le cose che vi sto per dire comunque pesatele, soppesatele col fatto che questa cosa costa circa 39-49 euro. Per esempio adesso su 1 euro voi la potete prendere a 49 euro e vi regalano il Google Home Mini, che costa circa in teoria 59 euro, no? Quindi di fatto è come se ve la dessero gratis. È un prodotto che non costa tanto, ecco, questo è importante saperlo. Allora, Google l'ha pensata nella maniera più semplice possibile, che è quella di mettere in comunicazione il proprio smartphone con la propria televisione. Questo va un po' a coprire la necessità di vedere su uno schermo molto grande dei contenuti che ormai abbiamo sempre a portata di mano con lo smartphone. È un concetto molto diverso, secondo me, dall'equivalente di questo prodotto fornito da Amazon che si chiama Fire Stick. Ed è una cosa diversa, poi magari un giorno la vedremo anche. Questo è proprio uno strumento che serve per collegare, dovete mettervi questo in testa, collegare lo smartphone alla televisione nella maniera più semplice possibile. Qui che entra in gioco il fatto che se voi avete una televisione intelligente, alcune cose le potete già fare anche con la Smart TV, mentre invece se avete una televisione un pochino più vecchiotta, magari senza essere una Smart TV, non necessariamente, io ad esempio in cucina non ho una Smart TV, allora a quel punto questo aggeggio diventa fondamentale. Anche se avete comunque una Smart TV, comunque questa Chromecast funziona in un certo modo, con una certa idea che rende alcune cose più semplici, più immediate. Allora, le aree di utilizzo di questa Chromecast si dividono in due parti. Da una parte lo streaming dei contenuti che avete sui telefoni, sul telefono, alla televisione. Quindi voi avete, che ne so, una foto sul telefono, volete vederla in TV senza dover collegare niente, track, usate la Chromecast. Voi avete un video che avete sul telefono, volete vederlo in TV, usate la Chromecast. Voi volete semplicemente trasmettere tutto ciò che avviene sul telefono alla TV, usate la Chromecast. All'interno dell'applicazione dedicata, che si chiama semplicemente Home, che è l'applicazione base, l'hub base di Home di Google per tutti i dispositivi di smart home, tra cui rientra anche questa, attraverso quell'applicazione potete fare tutte queste cose in maniera estremamente semplice. Quindi foto, video, schermo del telefono, qualunque cosa, pam, la sparate sulla televisione. Questa era la prima area. La seconda area invece è quella di far passare direttamente sulla televisione, quindi rendere smart una televisione con degli applicativi che sono solitamente quelli che si trovano sui telefoni oppure sulle smart TV. Un esempio proprio classicissimo è YouTube. Ecco, qua dentro c'è già preinstallata un'app di YouTube, quindi quando voi attaccate questa alla televisione, automaticamente anche la televisione avrà preinstallata un'applicazione di YouTube attraverso l'uso della Chromecast. Questo vi fa già capire che alcune operazioni possono essere coperte e vanno un po' a sovrapporsi nelle due aree di cui vi ho parlato. Ad esempio, rimanendo su YouTube, voi potete fare lo streaming, quindi passare tutto ciò che avviene sul telefono, lo schermo del vostro telefono, sulla TV, quindi anche aprirvi per esempio YouTube e semplicemente proiettarlo sullo schermo della TV, ma potete anche direttamente aprire l'applicazione di YouTube che c'è qua dentro. Diciamo che con queste due aree di funzionamento, quella dello stream del display dello smartphone e quella delle applicazioni native, voi coprite il 100% o giù di lì delle possibilità che vi possono venire in mente che coinvolgano uno smartphone e la vostra TV. Questo dà veramente all'utente delle possibilità sconfinate di utilizzo di questo aggeggio. Per esempio, si può anche pensare di trasformare
uno smartphone in un computer, in un ambiente desktop, semplicemente facendo lo stream del display. Ma questo è un argomento molto complesso, molto ricco e interessante, di cui vi parlerò magari in un video dedicato, perché verrebbe veramente troppo lunga, ma sappiate che si può fare. Avete visto quindi queste due possibilità, computer e anche per trasmettere musica, ma è possibile anche comandare la Chromecast completamente con la voce grazie ad un Google Home, ad esempio. In questo caso, collegando la Chromecast attraverso l'alimentatore e non sulla presa USB di una televisione, potete anche andare, per esempio, ad accendere la TV con la voce e farla partire su un determinato programma o applicazione che volete vedere. Hey Google! Metti video di YouTube sulla Chromecast. Ok, ti faccio vedere alcuni dei video consigliati di YouTube su Chromecast. Bene, direi che vi ho detto tutto, vi ho raccontato tutto quello che potevo sulla mia esperienza con la Chromecast. Vi posso dire che per me è stata veramente qualcosa di inaspettato, una sorpresa molto positiva, un oggetto semplicissimo che però effettivamente poi nell'utilizzo di tutti i giorni torna utile molte molte volte, e poi per quello che costa secondo me assolutamente vale la pena, specialmente in questi giorni dove si riesce a trovare con delle offerte come quella del bundle su 1 euro, ma insomma ce ne sono anche altre che veramente ve la danno ad un prezzo allettante. Bene, direi che è veramente tutto. Se avete altre domande, qualunque cosa, lasciate un commento qua sotto, lasciate anche un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!